Madonna, questa frangetta che non troviamo pace. Ciao a tutte ragazze, allora benvenuti in un nuovo video. Oggi ho una frangetta veramente indecente. Comunque, mi sono fatta l'ennese, non so se si vede. Sono un pochino più scuri, non è venuto proprio nero quanto pensavo. Una ragazza sotto il video mi ha detto di tenerlo con un mollettone e io invece l'ho messo perché l'ho fatto il giorno stesso in cui lei mi ha scritto il commento e quindi io l'ho tenuto su con la pellicola trasparente. Probabilmente se l'avessi tenuto su con il mollettone e non con la pellicola sarebbe venuto più tendente al blu, perché io so questa cosa, che se lo tieni con la pellicola vengono più riflessi rossi. Però, come l'ho detto, la prossima volta sicuramente lo rifarò, perché Annalisa è tutta contenta e lei è venuta un sacco roscia. Era già roscia, però i riflessi rossi sono venuti ancora di più. Forse vi metto il video, però non l'abbiamo mezzo finito. Poi c'è stato il panico per metterlo, quindi ora vedo. Un po' ho girato. Se volete, lasciatemi un commento e vi metto anche il video dell'ennè. Comunque, un po' on the road, vi avverto. Comunque, quindi, questo è l'effetto. Si vede soprattutto sopra che sono più scuri. Sulle punte sono rimasti un po' più chiari. Si vede un sacco la differenza. Vabbè, cominciamo col video di oggi. Allora, questo è il video sui miei prodotti preferiti del mese di ottobre, appena finito. Non sono tantissime cose, sono anzi veramente poche cose, ma questo mese, diciamo che a parte che non mi sono truccata tantissimo, se mi sono truccata ho cambiato spesso i prodotti, quindi questi sono quelli che bene o male ho utilizzato più spesso, però niente di che. Cominciamo dall'unico prodotto skincare che vi volevo mostrare, che è questa crema idratante che mi ha salvato. Ho avuto un periodo, fine settembre, inizio ottobre, se vi vedete per esempio il video What's on my iPhone si vede, avevo una pelle oscena, qui tutta piena di macchie, che io ho i brufoli in queste parti, questa zona, quindi le macchie mi rimangono, ma ero piena di brufoli e macchie e soprattutto mi spellavo, non mi sono mai spellata così tanto. Io mi spello l'inverno spesso intorno al naso, qui sul mento, ma mai così tanto, e questa crema mi ha salvato. Non metto quasi più nient'altro, uso solo lei, neanche più la crema per i brufoli, e non mi stanno venendo ora, per cui speriamo bene. Probabilmente era l'acido glicolico nella crema dei brufoli che mi aveva fatto reazione, e infatti non lo sto più utilizzando e comunque i brufoli non li ho e la pelle non mi cade a pezzi. Questa qui è la crema dell'Equilibra Viso, linea nutriente al karité, questa è nutriente intensiva anti-aging. Il fatto che sia anti-aging in realtà mi interessa ben poco. Ma è molto idratante e il fatto è che nonostante sia così idratante, vedete, è veramente proprio corposissima, ora lo sto quasi terminando, è veramente quasi un burro perché contiene, credo, tra i primi ingredienti il burro di karité proprio, sì, è il secondo ingrediente. Nonostante sia così tanto corposa e idratante, non mi fa lucidare, quindi io una volta la utilizzavo esclusivamente come crema notte, adesso la riesco a utilizzare anche come crema giorno e non mi lucido mai, 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 nemmeno metto la cipria la mattina, non la rimetto durante il giorno e non mi lucido, cioè io adesso non mi sono ritoccata da stamattina precisa, e non ho usato il fondotinta però stamattina perché non ho tante imperfezioni. Mi piace tantissimo. Per cui ve la consiglio se non siete proprio dei patiti d'inci, perché non è totalmente bio, ottima, mi ci sono trovata benissimo. Partendo con i prodotti sempre invece make-up, non sempre skincare, sempre diciamo per lo stesso motivo appunto dei brufoli eccetera, ho iniziato a utilizzare il fondotinta e questo qui devo dire che lo preferisco a tutti i fondotinta. No, io non ho altri fondotinta, io ho lui. Ho la BB Cream, però alla BB Cream preferisco lui. Cioè, devo dire che l'effetto mi dà quasi più naturale questo che la BB Cream. Questo fondotinta lo adoro, è l'Infinite Matte Up to 18 ore Makeup. Vabbè, insomma, l'Infinite Matte di Catrice. La colorazione è lo 010 Light Beige. Questo fondotinta è fighissimo. Copre, ma non è pastoso. Si secca, cioè non è che si secca, però si fissa, quindi dura un sacco. È molto naturale sul viso, poi dipende da come lo stendete. E si può facilmente sovrapporre, stratificare, e anche se lo stratificate non fa mai effetto mattone, mai. Vi giuro mai. Io lo stendo con questo qui che ora è sporco, che è lo Stipple Brush di Elf, che è quello con le doppie setole.
Devo dire che lo adoro. L'unica cosa è che questo fondo di tinta è stato levato dal commercio. Io adesso l'hanno rimesso nello stand, uno simile. Io non so se è esattamente lo stesso. Devo andare a controllare. Magari è stato riformulato, magari la formula è stata migliorata. Non ne ho idea. Quindi controllo, mi informo e vi faccio sapere. Se qualcuno di voi sa qualcosa, lasciatemi i commenti qui sotto perché io senza di lui non saprò come fare. Poi, un altro prodotto che ho utilizzato durante tutto il mese, non tutti i giorni, ma spesso e volentieri, soprattutto quando volevo fare un look un po' più intenso, un po' più da sera. Infatti l'avete visto che l'ho utilizzato in uno dei video di Get Ready per il mio compleanno. È questo ombretto in crema che è della linea Vamp di Pupa. Questo qui è il 200, che è questo grigio con riflessi oro verdi, un po' strano come colore. Non è proprio un grigio pulito, non è un grigio puro, o un argento puro, è bellissimo, è un grigio un po' antico, bellissimo sugli occhi, lo trovo bellissimo sugli occhi castani e trovo sia anche da Dio con, cioè scusate, e trovo anche che duri tantissimo, cioè dura veramente tanto, non si muove anche senza il primer sotto. Non si muove, non l'ho mai utilizzato come base, l'ho sempre utilizzato da solo perché è veramente bello. I riflessi sono già bellissimi, è super pigmentato e poi la consistenza è quasi impalpabile, quindi non è come quegli ombretti Essence che andava a fare l'effetto crepa, questi qui che adesso sono stati levati dal commercio, gli Stay All Day. Aspettate che mi si bloccano sotto il cassetto. Questi qui. Di Essence, questo è il copyright, che era molto carino. Però questi qua fanno un po' l'effetto crepa. Invece questo qui non lo fa mai perché ha questa consistenza proprio tipo spuma che si stende benissimo sugli occhi, lo adoro. Mi piace tantissimo. Infatti l'ho strautilizzato, mai utilizzato un ombretto in crema così ripetutamente nello stesso arco di tempo, mai. E per finire, per quanto riguarda il make-up, prodotti labbra li ho cambiati tutti i giorni perché mi sono fomentata che mi sono fatta la frangetta e quindi davvero tutti i giorni ho utilizzato un prodotto labbra diverso perché le labbra con la frangetta mi piacciono scure, mi piacciono marroni, mi piacciono rosse, anche per andare a scuola, sì, lo so che magari non è esattamente la cosa più giusta da fare, però a un certo punto, al liceo me ne frego abbastanza. Cioè, non è che vado in giro rossa con adesso ho Russian Red, no? Non vado in giro con Russian Red a scuola, non vi preoccupate. Però anche colori un po' marroni, però l'unico, diciamo, combo che ho utilizzato più spesso per uscire la sera, questa qua perché è fortissima, che ve l'avevo già parlato nei miei prodotti labbra preferiti dell'autunno, è questa combo qui. Allora, sotto vado a mettere il Lasting Finish 1000 Kisses, che è la tinta a pennarello di Maybelline. Rimmel, io continuo a dire che è di Maybelline, con il burro di cacao, ma non uso il burro di cacao e al posto del burro di cacao, questa è quella colorazione 410 Infinite Plum. Invece del burro di cacao vado a mettere il rossetto che mi è caduto. Bella, oggi uno vuole fare un video tutto ordinato, ma che è di Elf ed è questo rosso bellissimo qui, che è un rosso bordeaux, però non troppo scuro, devo dire. Mi piacerebbe anche più scuro. Questo è il Posh della linea base di Elf, quindi questi rossetti costano pochissimo, ve ne sto parlando spesso, ma perché mi piacciono tanto, ne ho comprati tre e mi piacciono tantissimo. Questa combo è favolosa, l'ho usata un paio di volte per uscire la sera perché devo dire che la mettete lì, non si sposta, è super pigmentata. Se si leva non rimane solo sul bordo. È una cosa che io odio è che se si leva solo sul bordo. Quando mi succede così inizio a sclerare perché levati tutta, porca miseria. E invece no, questi due insieme fanno un ottimo lavoro e il colore è bellissimo, è questo bordeaux scuro. Infine no, perché vi devo parlare di un'altra cosa dopo. L'ultimo, diciamo, prodotto riguardante il make-up è questo smaltino di Collistar che adoro. L'ho utilizzato in realtà non solo questo, anche questo mese è un po' intervallato, infatti per esempio questo che ho su non è questo qui, è un altro. Questo qui è più bello di questo che ho su. Questo qui ha un rosso bordeaux, si chiama Petunia, è il 50 di Collistar della linea normale. Considerate che sono a metà, perché questo smalto lo utilizzo, cioè l'anno scorso l'ho utilizzato tutto l'autunno e tutto l'inverno. Infatti inizia a seccarsi e sta dando i suoi ultimi respiri, è diventato abbastanza instendibile.
Non so se allungarlo o no, ditemi voi, voi lo allunghereste? Non lo so se allungarlo. E devo dire che mi piace tantissimo. Adesso la tenuta inizia a fare un po' schifo appunto perché si sta aggrumando, ma la tenuta appena comprato era perfetta, la stesura è perfetta, la pigmentazione con due passate diventa tutto omogeneo, bello, veramente bellissimo questo smalto, ma soprattutto la cosa che mi fa impazzire è il colore. Cioè, è un colore assurdo, è bellissimo. Ve lo consiglio questo smalto Collistar. È praticamente lo smalto che ho utilizzato di più tra tutti quelli che ho. Cioè, io ho tantissimi smalti, poi prima o poi magari vi faccio anche tipo un video solo dei miei smalti. Se siete interessati, sempre un commento. Perché io non so mai che video fare, non so quale vi interesserebbe di più. Comunque, accette sono le vostre opinioni e i vostri consigli, ben accette. E quindi tra tutti gli smalti che ho, questo è proprio quello che ho utilizzato di più, quello che quasi a metà sono, ma molto di... cioè, gli altri li utilizzo, visto che ne ho tanti, non è che li... Bello il maglione che spelucchia. Cioè, visto che ne ho tanti, ogni smalto non lo utilizzo spessissimo. Invece questo qui proprio adorato, bellissimo, ve lo consiglio. Infine, vi volevo parlare dell'ultima cosa, che ora sono un po' zozzi perché devo dire che veramente è praticamente il prodotto, uno dei miei più must have, ovvio. I miei must have di questo mese sono un po' sporchi perché appunto li utilizzo tutti i giorni e sono questi. Questi sono tipo degli anfibi, sono degli anfibietti che ho comprato a inizio ottobre, ho utilizzato tutti i giorni. Quando non ho ginnastica uso questi, non ho messo altre scarpe. Non mi piacciono i Dr. Martin, questi sono simili Dr. Martin, perché a parte che hanno la chiusura lampo che i Dr. Martin non hanno, e poi sono meno sono più a stivaletto e meno anfibi. A me non piacciono tanto i Dr. Martin perché sono molto grossi, no? Macigni. E invece questi qui rimangono più sullo stivaletto, vedete anche la suola, non è nera, non è gigantesca, non so come spiegarvelo, spero che mi abbiate capito. Questi qui li ho comprati in un negozio qui a Roma, Piazza dell'Orologio, perché è di Roma, qui al centro. Sono di una marca che si chiama Dechi. Non so che altro dirvi. Mi piacciono stratanto. E niente, ragazze, io devo uscire. Vado a studiare da Margherita, sono un sacco contenta perché è un periodo in cui non riesco a studiare da sola. Cioè, se io mi metto da sola con un libro davanti, inizio a pensare e a cose a cui non devo assolutamente minimamente pensare. Un periodo un po' così. E quindi non riesco a studiare da sola, quindi sono contentissima che ci vediamo con tutti i miei amici a casa di Marghe, quindi viene a prendere un mio amico col motorino a Prati, sotto al Magnani, e mi devo portare il casco, quindi il mio amico casco, e poi andiamo da Marghe, io mando un bacio a Marghe, e che sono un sacco contenta che ci apre casa per studiare, e niente ragazzi, mando un bacio anche a voi, e ci vediamo al prossimo video, ciao!